Ben ritrovati. Allora, abbiamo fatto i quattro campanili e ci hanno portato in un altro luogo del fiume Siofra. Al fiume Siofra ho ancora un altro posto. Dove posso andare? E quindi ci andremo. Poi continueremo l'accademia. Ah. Che è esattamente qua. No, volevo anche provare il cavaliere draconico. Per esempio, là in alto. Dobbiamo potenziare la nostra arma. Prima di andare avanti nell'accademia. Mi sono curioso di arrivare alla città eterna, però, eh. Anche là sotto, non li abbiamo visti, ma non ci sono mica andato. Un mercante, eh? Bene. Non capiterà tutti i giorni, eh? Il sapone. E abbiamo anche utilizzato la chiave di pietra. Dunque, guarderemo anche le chiavi di pietra, perché ne abbiamo ancora due. Ne avevamo tre. Ne avevamo. Oh, adesso questo qua non comincia a suonare. Tre ne abbiamo. Ciò che ci sono. Quante chiavi di pietra ci mancano in giro? Sepolcride, credo che non ci sia più niente. Qua sicuramente c'è qualcosa. Per esempio. Il nostro obiettivo sarà qui. No. Qui. Ne abbiamo tre. E qua ne servono due. Ah, le catacombe. Quella delle catacombe era quella nella stanza, eh? Però non me la ricordo tanto. Mi ricordo che c'era una catacomba di dove servivano. Forse l'avevamo già trovata. L'avevamo già fatta quella della catacombe. No. Ah no, è una galera. Una galera.
Anche la galera. Nient'altro, eh? Ma via il cazzo. Sì, a volte succede. La mia bella paglia è qua. Calmo, ok che sei incazzato, ma... Le rune me le vado a prendere, se permetti. Poi possiamo andare a esplorare. Sai che quasi quasi vado anche alla galera. Cagacazzo. Porco zio! Ma dicevo, Madonna, chi è? Sei serio? Andiamo a vedere quella nelle catacombe, sembra una catacomba. Ferma, figa, abbiamo anche la catacomba e le nave, vabbè, ma quella là la lasciamo là. No, di gettarmi dentro le catacombe però ho poca voglia, sinceramente. Per andare a prendere un oggetto del cazzo, magari. Però preferisco fare... Tu cosa vendi? Minchia, tu c'hai la lanterna! E hai il bastone d'astrologo, però vabbè. Cara, il mio 2000 3000 e 3 Ah, fan 200, giusto. La lanterna. Vedremo in un'area al buio se ci ricordiamo. E mi ricordo la quest del signorino lupo, del guerriero lupo.
Minchia, ma per andarla in alto devo... Lo sapevo. Non credo si possa fare altro. Anche perché nel caso si riesce ad andare lì, poi... poi dopo sei qua. Perfetto. No, 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 no. No. Sì. C'è un pezzo lì che non mi fa andare su. Siamo in due che ci stiamo provando. Sto... Dici? Grazie, grazie mille. No, è una semplice galera. Ah, forse ci ho lasciato del vecchio modello. Addirittura mercante. Vabbè, ma è giù. Oh, qua. Mettilo qua vicino. Proviamo a vedere chi c'è qui. I lupi non li posso evocare, eh? Io però l'ho già sentito un malfattore. Bastardo. Cioè, col sanguinamento gli ho tolto fiamma del dio accaduto. Col sanguinamento gli ho tolto l'estus che aveva usato per l'estus che aveva usato. C'è gente che c'è anche morta. Va bene, va, malfattore. Dio del fuoco. E il nostro vendicatore? Forse... No, magari non è che quando compare l'icona vuol dire che compare. Magari ci devi, lo devi, cioè, lo devi incontrare tu. Quindi vale la pena tornarci. Allora, spade di pietra... Non dentro a caverne. Tutte dentro, eh? Allora, facciamo quella dei neri coltelli, visto che... Scusa.
vabbè. Non mi dispiacerebbe avere anche tipo un'arma sacra. Da utilizzare. Perché questi nemici qua si usi. Se usi anche un'arma, una spada normale così, cioè qua li, cioè le catacombe le voli. Ascia di Rosus. Va bene. Dobbiamo leggere la fiamma e l'ascia. L'artista. Questo è quello che c'aveva la stanza di merda. Era quella odiosa questa, eh. Quello che mi frena un po' è che c'ho poca mente. Pochi punti abilità. Allora, in teoria non è sotto dove ci sono tutti i criminali più. Oh, cazzo. Allora, dovrebbe essere qua. Porca troia!
R1. È qua. Porca puttana vacca! Qua dentro ce ne saranno altri. Allora, dobbiamo avere ancora una chiave di pietra. Nox. Ah, si può fuggire. Ok. Andiamo alla tavola. Ma io me ne ricordavo qualcuno in più. Ma anche la galera eterna. Minchia. Alabardo dell'esiliato. Edgar. Uva di Sciabreri. Avevamo trovato anche qualcos'altro di Sciabreri ieri sera. Alabardo dell'esiliato più 8. Devo guardare l'inventario bene. E c'è quella là che vuole l'uva, e adesso lì non c'è più. Adesso ci vado a vedere subito. Quattro semi. Oh, allora bene.
Consegna una giovane cieca per guidarla verso la luce distante. Dio del fuoco. 41 fede. Evoca una palla di fuoco che incendia l'area circostante con un'esplosione. Leggendario incantesimo che ritrae energia dai poteri dei giganti di fuoco. Libera una sfera di fuoco ardente che, secondo alcuni, conterrebbe lo spirito di un nemico caduto. Il nucleo fluttua verso i nemici ed esplode, incendiando l'area. Arganti, gran custode della fiamma, tentò di tenere segreto questo incantesimo, ma Adam riuscì a trarne il potere. A rubarne il potere. Adam, il ladro. Il dio caduto si annida ancora oggi tra i giganti di fuoco. E mentre noi abbiamo l'elmo, reca le figlie di Orosius, custode della morte. Oh. Incaricato di indicare il cammino verso le catacombe disseminate per il terreno. I morti smarriscono spesso la strada, e per questo necessito di una mano pronta a guidarli. Se voi la lascio per evocare coloro che si sono smarriti nella morte. Ma dai. Tre scheletri emergono a distanza dall'esecutore per assistere a una battaglia prima di svanire. Emergono a distanza dall'esecutore. Diciotto intelligenza. Figa l'esecutore. Che incubo quella merda lì di mappa. Tu poverino. Galera eterna del cuculo. Andiamo a vedere chi è il cuculo. No, metti che ne vengono fuori due. Non doveva essere, non doveva succedere. Va bene. Trovate e metterla più vicino alla statua.
Bols, falange dello spadone. Plasma, un ventaglio protettivo di imponenti scintillame magiche. Queste faranno danno. 35 punti abilità. Bene, anche qui ce la siamo cavata. Ah, anche qua. Ma qua non ci possiamo arrivare ancora. Allora, credo di averne vista una qua, da qualche parte, mi sa. Per il resto abbiamo fatto tutto. Lei era qui. Speriamo ci sia. Anche se mi sa che ce l'ho già andato a vedere. E non era una cosa positiva. Shabiri grapes in your possession to me. I'm on a pilgrimage in search of the distant light, and when I eat one of those grapes, I can feel the light in the back of my eyes. You're not like the others who give me grapes, are you? They rest their trembling hands upon me. Howling wordlessly, they gently stroke my eyes, their frail fingers, emaciated. Yet still, they give me the grapes. But you seem somehow firmer. You are most kind. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind. May the blessing of the fingers. Ci vedremo al prossimo incontro. Madonna che salto. Ora, ma la lascio. Eietta, la cerca luce. Si vede che non c'ero andato ancora. Ma la lascio lì. Qui c'è una bordata di grazia. Qua invece comincia a essere un po' più, vabbè, qua nel castello è un'area della Madonna. Però almeno qua è un po' tutto. Qui è tac, tic, tac, tic, tac. Qui lì è proprio una bordata di punti gialli. Nella speranza di non venire ancora inghiottiti, voglio. Lui non c'è. E lui non c'è. Quello là non fa niente. Globici nerei, zero. Thankful of that it is all the key.
Niente. Ma tra di te cominceranno a essere interessanti. Tu secondo me non so se starei lì per tanto tempo ancora. Tutte le volte tu sei certo della mia morte? Pietra da forgiatura funerea 5. È il cavaliere, quella è Fia, e adesso si incazza. Si incazzerà con noi, ci perdonerà perché è stato ingenui. Mo che succede? Aveva quella sorta di corruzione. Raccoglie oggetto. Globo cinereo DD. Ah, elmo gemello. Corazza gemella, guanti d'arme gemelli, schernieri gemelli. Globo cinereo. Finally, it is returned to its rightful place, the stolen Hallowbrand of the exalted noble. And now I must bid you goodbye as well. Though I ask you deliver this message to the Round Table Hold, I am Fia, Deathbed Companion, Hark Round Table. Disturb not the death of Godwin, the Exalted. We, who humbly live in death, live in waiting. To one day welcome our Lord. What right does anyone have to object? Our Lord will rise, the Lord of the many and the meek. Credo che abbiamo fatto bene. C'è qualcosa. Lei è compagna di morte di Godwin. Ma sbaglio, non c'è più casino in giro. No, how could I say the father has all now?
No, non vorrei che ci fosse qualcuno in più. Credo che... Boh. Something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive, twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. È quell'abbasso di Rudo che non ci rivolge la parola molto... che sembra un invasore. I can hear it from across the wing, past the round table. The howling and wailing of spirits in fear. You should keep your dis. I know you. Ah sì, eh? Mentre qua... L'ala opposta. Voi so che vi potevo toccare? No, abbiamo il globo cinereo. È probabilmente quelle due, quei resti delle dita, delle due dita potrebbero fare la stessa funzione della mercante, della signora in Dark Souls 3. Nani? Ah. To disturb me, thankful it is all. Vermi dorati. Potrebbe succedere qualcosa, secondo me, tra un po' qua dentro. Ferma tutto, ma io questa non l'ho mai vista. Un'infermeria. Cifrato. Cosa abbiamo raccolto? Cos'è un catalizzatore? Ferma
fede 30. Una delle armi create dalle due dita. La lama è segnata da una sequenza amorfa di invocazioni, in quanto tale nessuno scudo può respingerla. Infligge danni sacri. L'iscrizione nascosta nella lingua della luce parlata dalle due dita, Madonna, sembra sospesa a mezz'aria. L'iscrizione sembra sospesa a mezz'aria. Infonde la lama cifrata di luce per poi eseguire un repentino a fondo. Questo attacco è impossibile da bloccare. Ma non ci consuma punti abilità, quindi vuol dire che probabilmente manca qualcosa. Sarebbe bello da poterla poi utilizzare. Anche questo. E sono tante cose, tante, tante, tante. Tira via quest'arco, questo scudo qua, dai. Adesso cosa andiamo a fare per prendere? Cosa mi è venuto in mente? Ferma! Non l'ho mica letta questa! Scagli lama del drago di magma. Dei draghi di magma. Ricordo la forma e le fauci di un drago ed era coperta da robuste scaglie. Si narra che questi draghi della terra fossero in origine eroi umani che presero parte alla comunione draconica, una trasgressione che li tramutò in creature striscianti, lontana parvenza di ciò che erano un tempo. Sì. Ghigliottina di magma, solo che quando avrò la fede necessaria farà anche il fuoco. Pensa un po', cosa cazzo mi stavo perdendo? Qua ci sarà il boss finale, secco, secco. Però così ho ricaricato, eh. Ma qua è molto più vuoto adesso. Qui è ancora là. Andiamo a prendere l'arco composito. E l'accademia. Siamo ancora fermi lì.
Invece di balsamo, ampolla di balsamo solo una. Ma magari anche arrivare a tre. Senza esagerare, senza ne stare. Sì, si potrebbe rompere molto, secondo me, poi. Chi cazzo le vende? Non le vende nessuno. No. Non le vende nessuno. Andiamo a vedere sto deficiente qua. Continuiamo l'esplorazione dell'Accademia, finalmente. Un'ora che siamo qua. Proviamo a non seguire il solito percorso. Non credo che ci siamo dimenticati una zona così tanto palese da arrivare a farne una opzionale, no? C'era anche un boss.
Che tra l'altro a livello di boss fight sembrava anche. Cioè, era il lupo di Radragon. Cioè, il lupo del marito era. Ma basta! No, qua c'era l'oggetto, la scala. Laggiù ci eravamo andati, dove ci eravamo già stati. C'è una parte che non abbiamo fatto perché c'è una porta che si apre dall'altro lato, eh. Quindi ancora una zona, ma oh, che palle sta parte. Per esempio, il campanile. Sul campanile c'è uno scrigno. Quindi c'è effettivamente qualcosa che non abbiamo fatto lì. Diciamo che rispetto all'arco. Bravo zio, hai fatto del tuo meglio. Da lì in alto. Vedi, c'è una parte qua. Come ci vai? Perché o ci arrivi da lì o ci arrivi da di qua, eh? Da una delle due parti ci devi arrivare. Perché qua ci vede palesemente che c'è qualcosa. C'è una scala. Che porta nel nulla. C'è una sala. È probabile che ci siamo dimenticati una scala molto prima, invece del boss, prima del boss. Non so. Ma a questo punto poi si torna indietro, eh? Guardo dappertutto, perché figa. Non voglio mica arrivare a perdermi. Come ci sei arrivato, stronzo?
E poi si va di lì e si è finito. Siamo sicuri, eh? Qua si va giù, si va in quella saletta lì che, boh, non si capisce. Ma non mi trovo con quella sala lì. Ah. È strano però. Dimmi anche che c'è uno shortcut per tutto, ma... Oh, finiamo il giro e vediamo. Piuttosto, allora poi cominciamo dalla bo. Sì, esatto, voi eravate proprio quel tipo di nemico che poteva fare un lavoro del genere in tutto il gioco. Esatto, ecco cosa mancava, che non avevo ancora visto. Adesso mi sento proprio a casa, come se stessi proprio giocando a un Souls. Gli amici che ti vedono. Tu vai su, loro corrono e volano giù. Cuculo. Poi c'è qua, tu torni all'entrata qua. Arrivarci ci si arriva. Nel caso arriviamo in un'area già vista, torniamo a casa. Ma sarà un'area già vista. Effettivamente l'area sotto. E qua? A me dà l'idea che ci siamo già stati. Ma che effettivamente ci siamo stati. Perché quell'area lì.
Quello è il ponte, ma lì sotto c'è il giardino. Sì, esatto, qua sotto c'è la cosa di cristallo. Quindi scendiamo da qua. Sì, ma non andiamo da nessuna parte. No, c'è un'area nascosta da qualche parte. Cioè, noi eravamo lì, ma qua sotto, qua noi ce l'avamo già state. Sai che forse ti saprò dire se ci siamo già state? Giusto, siamo all'inizio. Ok. Tornando indietro. Potrebbero essere tutti loro, no? Cioè, tutti i vari tipi, no? Beh, no. Oh, chissà che divertimento vederli tutti spawnare così, sparare così. Convince esplorare di qua. Thank you.
Allora, oggi dobbiamo prendere la ruota. Stavo pensando un po' anche dove andare, no? O dobbiamo prendere la ruota qua fuori? E ci proverei, eh? Un 13.000 rune, un po' meno. Sta sul cazzo fare una live però senza sapere dove andare proprio. Dunque, qua abbiamo aperto lo shortcut. Ma siamo sicuri che non c'è proprio una via qui? Porca puttana, che spavento! Ok, siamo da questa parte. Pensavo di essere da un'altra parte di questa cosa qua, no, dall'altra parte, però invece sono orientato da questa parte. Sono di essere orientato da un'altra parte. Ok. Qui siamo qua. È strano, arrivo. Lì c'è lì, e poi porta lì. Potrebbe portare su? No. Potrebbe portare là, che sembra essere qualcosa di nuovo. Dunque, a livello di creazione di frecce. Noi abbiamo ancora incontrato qualcuno che ci vende le pietre, in effetti. Quello del lupo, quel tizio che ci ha chiesto il lupo di cercare. Nel caso lo incontriamo, di dirgli che lo conosciamo. Potrebbe anche fare il caso nostro. I dardi non ci interessano. Voglio sto cazzo di arco, cioè non ho ancora. Non ho l'arcieria. Soporifera. Fa un poco danno, freccia scheggiata. Dunque,
piume dobbiamo prenderle però, se vogliamo fare quelle piumate, però tanto non ci cambiano un cazzo. Minchia. Proviamo a vedere se si addormenta. Riprendi i sensi subito però. Qua c'è lui, e va bene, mi sta bene. Sono bloccato. Ma no, dai, impossibile. No. No. Proviamo. Proviamo ad andare giù. Perché se no io non so dove cazzo andare. Dunque, aula scolastica? Sì. Non so dove andare, se no. Figa, 14.000 rune, eh? 14.000 rune mi pesano. 11.000. Perfetto. Così posso gettarmi senza problemi. Posso fare tutte le... Ah, tala. Nuovo livello. Io noto che, secondo me, tutti gli altri incantesimi sono un po'... Fammi vedere un po' gli altri incantesimi. Tipo esplosione di cristallo fa un po' cagare.
Ah, cazzo! Incantesimo creato dalle folli tre dita. Le due dita e le tre dita. L'esecutore proietta dagli occhi getti concentrati di fiamma gialla della frenesia. La carica cresce alle potenze dell'incantesimo, consentendo di superare le difese nemiche. Oh! In passato, chiunque abbia provato a controllare la fiamma della frenesia ha finito per soccombere alla follia al culmine di una disperata lotta interiore. Questo incantesimo è testimonianza di un vano trionfo. E chi è che ci è riuscito? Chi è stato il primo? Le tre dita, creato dalle folli tre dita. Giustamente, ho avuto un lapsus. No, gli altri sono un po'. Tipo questo qua lo potrei togliere perché mi sta sul cazzo. Anche questo qui, eh. Spada di scintipietro dei lazuli. Oh. Ma sai che non droppiamo mai un cazzo? Comunque. Mai un cazzo droppiamo. È la moneta degli eruditi delle pitoni dei lazuli. Ci sono tutte. Secondo me, sai che tutte quelle. Quegli elmi che abbiamo visto attaccati alla parete, secondo me li potremmo droppare tutti. Questo è una stregoneria carriana, infligge danni magici. È di legno, sembra che un tempo venisse usato come bastone per la stregoneria. Ma perché? Lei si è messa su. E quanto male fa? Ma sai che non è male? Io adesso provo un po' anche a vedermi qualche altra arma, eh. Magari voglio stare sul pesante. Ho spadoni o spadoni ricurvi. Con qualche cenere di guerra come queste. Sì, che adesso è più zero, se la potenziamo e cresce anche la sua potenza. Minchia. Minchia. E loro hanno anche vesti che riducono il danno magico, eh. Bello, il nostro spadone. Ma è bello anche. Distruggere l'equilibrio dei nemici. Proviamo a fare la cagata. No!
Va ancora più giù. Niente. Strano. C'è da impegnarsi. Giusto? Che c'è da impegnarsi? Cenere di soldato marionetta volante, ok, ci mancavano anche queste. Questo è solo un punto segreto, segreto, nascosto. Nascosto neanche tanto, anche se si vede palesemente. Un punto secondario, mi pensavo molto peggio. Pensavo addirittura a una boss fight, sinceramente, di qualcuno che li evocava. O comunque un nemico potente. Porca la puttana. Quello lì cosa sta facendo? Ah, sta venendo mangiato. Ok. Dici che vale la pena provarci allora? Perché secondo me non sei arrivato qua per niente, dai.
lo so. Però talismano del gatto a coda lunga. Quante cose. Dove sei? Eccolo. Cioè, ho o vivi o muori quando ti getti giù da altezze grandi a sto punto. O comunque ne prenderai un pochettino. La figurante lacrima, la gatta dalla coda lunga. Annulla i danni da caduta, tuttavia non può venire la morte per caduta. E infatti compare nelle fiamme di Raya Lucari, in cui viene descritta come una fata felina che si dilettava a giocare sul grande campanile. Sul grande campanile, mi stai dicendo? Beh, bei premi però. Oh, vedi mo, eh? Cenere di guerra perduta. Ma guarda, continuo a non trovare la strada. Vuol dire che mi sto perdendo qualcosa di palese. O che magari palese non è neanche tanto. Figa, non c'ho voglia di rifarmi la... Che strada devo rifarmi, scusa? Che palle adesso fare tutte ste cazzate. Uè, come ci arrivo? Siamo stati... e poi qua abbiamo finito. Quello lo so. Anche qua abbiamo appena visto che... No, è morto. Qualcosa c'è qua. Da offrire ai resti delle vergini gemelle per accedere a nuovi oggetti, ok. La barriera. Aveva la ricerca di una vita di Tops, la pietra grezza, che era un campo di forza magico che riflette le stregone e rine incantesimi. Le future generazioni apprenderanno, conosceranno la stoltezza degli stregoni beffardi che ridicolizzeranno questa teoria.
non capendo che era in realtà una scoperta degna di un epitome dell'Accademia. E avevamo anche il bastone dell'Accademia. Però io continuo a non capire dove sto sbagliando. Lì non c'è niente. Ma c'è qualcosa dopo la boss fight che mi perdo. C'è qualcosa dopo la boss fight che mi perdo. Vacca che palle sta zona, oh. Proviamo a vedere qui. Non c'è niente. Che palle ho però col nemico. Di là non mi sembra. Ma magari qua. Ah, ci credo, non è una zona che è adatta per loro. Dove non possono stare, ecco perché non ci sono mai venuti. Sto pensando, sono silenzioso, sto pensando. Non si apre a questo cazzo di lato. Che due palle.
Ah, ok, come lo immaginavo. Ma lì qua ci siamo già stati. Cosa sto mancando? È incredibile. C'è il campanile, questo campanile, qua c'è il campanile. E se invece l'altra entrata nel cancello nord portasse a un altro punto? No, impossibile. Ah, ci provo, eh. Perché? Non mi non me lo so spiegare. Perché vorrei fare anche l'altra, la parte iniziale, no? Però figa, è una palla con tutti quei nemici del cazzo. Vedi? Come ci si arriva? Ma vedo. Ma non puoi. Ma qua ci muori. Secondo te? Ma ci sono anche poche chiazze rosse. Ma qua, cioè, vai dall'altra parte, cioè, non riesco a capire. Non credo che il segreto sia andare a trovare quell'anello là. Cioè, secondo me no. Ma va, ma è troppissimo. Il mistero si risolve così, eh. Se io devo stare dalla parte di lì. Ci si arriva. Ti giuro che lo metto come nome dell'episodio se ce la faccio.
Che strada devo fare per arrivare fin qua? Non me la ricordo neanche più. Ah, vabbè. Ah, no. No, no, ma infatti era scontato. No, no, non ci si arriva, no, no, ma proprio gli manca un po'. Gli manca un po' prima di arrivarci. Bloccati. Siamo davvero bloccati? No, ma dai, impossibile. Loro guardano là. C'è qualcosa che ci sfugge, secondo me. Minchia, che due coglioni quel punto. Fin lì, ok. Se c'era il punto nascosto lì, guarda. Sì, ma questo lo so. Adesso devo prendere le rune. Riprovo a finire il giro. Semplice. Te niente, sei lì in mezzo sempre, eh? Ah, il pensiero. Il percorso per Raya Lucaria su Isli Forgotten. Qualcuno citava. Ma dove cazzo si va? Qua non c'è un cazzo. Ora vado qua. Niente, lo provo a cercare off screen. Ci vediamo domani sera. Devo anche andare, quindi. Ci vediamo domani sera e continuiamo.